Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a Business on Open. È organizzato dal DITEDI, poi vi racconto che cos'è. Non ruberei altro tempo, visto che abbiamo atteso un quarto d'ora, il classico quarto d'ora accademico per gli ultimi arrivati. Lascio la parola al presidente del distretto, professor Mario Pezzetta, che ci fa un saluto. Bene, il saluto sarà brevissimo, visto che il quarto d'ora accademico è già passato. Poi vi spiegherà Simone cos'è DITEDI. Io vi dico solo che DITEDI è stato pensato da un comune, il comune di Tavagnaco, assieme a Udine, assieme al comune di Reana, provincia, ad altri soci privati. E per far cosa? Per creare un ambiente aperto. Un ambiente aperto attraverso il digitale. Attraverso un digitale che non è ancora entrato, se si esclude la propensione antropologica dei friulani per qualsiasi tipo di hardware sovradimensionato, che sia una casa, che sia la tomba in cimitero, che sia macchine agricole. Se voi girate nelle fattorie nostre vedete degli immensi trattori comprati per... È vero, è friulano? È vero, quindi dico cose vere. Veneto, ma ci siamo. Ecco, invece il problema invece è che noi dobbiamo costruirci un hardware, quindi un hardware intendo in senso molto molto lato, quindi dei prodotti, delle cose che abbiano sicuramente una valenza utile, una valenza estetica, ma anche supportati da una tecnologia che adesso c'è già. Io considero, adesso non sono esperto in statistiche, che il nostro ritardo, parlo dei comuni di questa regione che per tanti aspetti sono avanzati, fin qui la loro organizzazione era sostenibile, penso che sia un ritardo dai 10 ai 15 anni rispetto alle tecnologie disponibili, che sono disponibili da anni. Quindi c'è tutto un lavoro da recuperare e da fare attraverso anche questi eventi, che però sperabilmente non devono essere luoghi soltanto di specialisti, ma la nostra idea, parlo da sindaco, è quella di mettere immediatamente in contatto il territorio con le esperienze che il territorio non conosce, perché l'Accademia, perché gli incubatori, perché tantissimi contenitori di conoscenza non riescono, non per il difetto del territorio, prendiamoci le nostre responsabilità, non riescono ad assorbire quel tipo di conoscenza che ci consentirebbe di rendere la nostra società migliore. E concludo con una considerazione. Noi stiamo tentando, assieme a Udine, assieme ad altri comuni della regione, l'esperienza anche delle comunità intelligenti. Comunità intelligenti che possono essere attivate, perché il loro primo approccio è quello dell'inclusività, no? Quello di dare la possibilità a chiunque voglia connettersi con qualcosa che gli interessa, che sia di culturale, che sia il lavoro, che sia un qualcosa di vitale per lui, che abbia l'occasione di potersi connettere. Ebbene, una delle prime azioni strategiche riconosciute per arrivare a queste comunità intelligenti è proprio di disporre di un digitale open, di un digitale amichevole, di un digitale pervasivo, ma nel senso non invasivo, ecco. E questo tentiamo di farlo, vorremmo però che queste esperienze entrassero in un sistema con l'aiuto della Regione, e sarà la sfida proprio con la nuova amministrazione regionale, sarà proprio quella di intavolare un discorso delle riforme dei comuni, dei territori, con questa idea di sfondo, perché altrimenti in Italia purtroppo si parla soltanto di contenitori istituzionali nuovi, quindi con un taglio prettamente formal giuridico, che fin qui questo approccio non ha consentito, perché è un approccio parziale, un approccio conclusivo rispetto
alla rifunzionalizzazione, rispetto alla reingegnerizzazione, rispetto anche a un apprendimento di culture nuove sulla qualità della vita, sulla qualità del produrre, sulla qualità del lavorare, che nelle parti del mondo che funzionano sono già molto diffuse, praticate. Se fosse possibile che ci fosse un approccio territoriale, perché noi, persone di territorio, parlo dei sindaci, siamo costretti a un approccio sempre pragmatico, concreto, possibilmente onesto, però vorremmo cominciare a dare risposte. Vorremmo riuscire, parlo per il pubblico, a demolire quella ragnatela di burocrazia, quell'asservimento del digitale ai procedimenti amministrativi attuali, che sono l'umiliazione poi del digitale, perché bisogna rivedere i processi dei servizi per arrivare, diciamo, a dare ai cittadini e alle imprese quello che possono tranquillamente avere. Per quanto riguarda il privato, lo direte molto meglio di me voi, ma da quel poco che posso vedere anche il privato ha bisogno di liberarsi, ha bisogno di ripensare il proprio modo di lavorare. Penso che il nuovo digitale, il digitale aperto, possa dare una mano importante. Pensate ai vantaggi che può dare il cloud computing, un cloud computing che stenta a diffondersi anche per tante difficoltà, diciamo, soprattutto di natura culturale, perché l'impegno, da quello che vedo, l'investimento rispetto al dispendio degli investimenti in micro hardware informatico, i vantaggi sarebbero enormi. Non so se ho centrato alcune corde dei temi che tratterete oggi, però il fatto di vedervi abbastanza numerosi qui a parlare di informatica applicata, informatica di digitale aperto, di digitale immediatamente applicativo, in un'idea open, mi pare che sia importante, anche in una realtà, ripeto, che è ancora permeata di oggetti, che l'oggetto fa la differenza, anche se l'oggetto non è in grado di stare in connessione in un ambiente ed è difficile produrlo come lo si produceva una volta. Quindi auguri per i vostri lavori e grazie di avermi dato la possibilità di salutarvi. Bene. Grazie Presidente. Io vi racconto che cos'è di Tedi in 4 slide. Non perché sia poco, ma perché per non annoiare. Ok? Intanto dobbiamo dire che siamo qui perché di Tedi porta avanti da qualche anno una filosofia open source. Abbiamo fatto un progetto che si è chiamato Centro di Competenza Open Source, che ha visto la nascita di un centro di competenza, uno dei pochi in Italia, per cui ringrazio anche Fabio Bottega che mi ha aiutato nell'organizzazione di questo evento. Di Tedi essenzialmente è questo, per chi non lo conoscesse è un distretto industriale, uno dei 7 distretti della regione, un distretto che raccoglie aziende che si occupano di ICT, di digitale e di innovazione. Abbiamo oltre 100 aziende che hanno aderito a Di Tedi e oltre 50 seminari o workshop organizzati in quest'anno, quindi 2013. Queste sono alcune delle aziende, anzi sono tutte, pian pianino compaiono, e siamo diventati da qualche settimana il network di aziende digitali più grande della regione. Non so se lo sapevate. Aziende che fanno di tutto, da chi fa ICT, da chi fa innovazione digitale, chi fa grafica 3D, chi fa connettività, chi fa audio-video. L'altra cosa che facciamo è la cultura, e quindi questi sono alcuni degli appuntamenti che abbiamo fatto durante quest'anno. Noi portiamo cultura a chiunque, dal bambino, quindi dai bambini piccoli e degli elementari, agli over 65,
anziani con un progetto che si chiama Nonni sul Web, e portiamo anche delle conferenze nelle scuole dove andiamo a raccontare che cos'è l'open source. Abbiamo fatto moltissimi seminari tecnici nel nostro Knowledge Center a Tavagnacco, e questo è un po' quello che fa di Teddy. Oggi siamo qui per Business on Open, quindi come l'open source si cala nell'economia reale. Abbiamo la fortuna di avere relatori da tutta Italia che ci parleranno di cose incredibili, parleranno proprio del futuro, di come sta evolvendo il mondo. Per chi non è qui, quindi in realtà a voi non interessa, c'è anche lo streaming, e se avete Twitter potete twittare attraverso l'hashtag Business on Open. Quindi vi invito a twittare, a condividere sui social questo evento, in maniera che sia possibile poi farlo il prossimo anno in una terza edizione. Io vi ringrazio, e le ultime cose prima di passare la parola, devo ringraziare alcune aziende che hanno collaborato con noi per la realizzazione di questo evento, proprio in uno spirito collaborativo. E sono la Intech di Tavagnacco e la SecureNet di Udine, che ci permettono di fare streaming e di avere la regia in diretta. E ringrazio anche la Tecnoteca che ci ha fornito le grafiche della locandina, ringrazio anche la scuola.lab che ci mette a disposizione dei fotografi, e non vorrei aver dimenticato nessuno. A questo punto lascio la parola all'assessore all'innovazione del Comune di Udine, Gabriele Giacomini. Buona giornata. Buongiorno a tutti, è un piacere vedervi così numerosi, complimenti per la bella iniziativa. E io porto appunto i saluti dell'amministrazione di Udine, vi do il benvenuto, io sono appunto Giacomini, il nuovo assessore all'innovazione e allo sviluppo economico. Ma è del tutto evidente, è palese, che appunto nel mondo attuale voi siate i nuovi pionieri. Se appunto nell'Ottocento i pionieri erano quei cercatori d'oro, no? Che andavano, si spostavano, no? Nel Far East, nel Far West, sempre di più, appunto alla ricerca di loro, ora è evidente che voi siete coloro, i pionieri appunto, che appunto stanno aprendo la strada per nuove forme di sviluppo. Quindi è evidente che siete molto importanti. Ed è evidente, altrettanto evidente, quanto importante sia l'azione del DITEDI. Io appunto sposo appieno, condivido appieno quelle che sono appunto le parole chiave, gli indirizzi appunto scelti dal Presidente, da Simone, appunto per lo sviluppo del DITEDI. Cultura è una cosa fondamentale, perché senza cultura l'innovazione è vuoto nuovismo. Cioè, senza appunto la cultura, la capacità di utilizzare gli strumenti non servono. Quindi la cultura appunto è un aspetto fondamentale, non è è tutt'altro che secondario. Soprattutto in un mondo in cui la ricchezza è sempre di più ad alta densità culturale. Appunto i prodotti, i servizi hanno un contenuto culturale sempre più importante, perché così, è giusto così, è normale che sia così nello sviluppo dell'economia moderna. Ma un'altra parola fondamentale è il network, perché in quella che è la società del rischio, no? Il grande sociologo come Beck, no? Definisce la nostra società come società del rischio, in cui i cambiamenti sono sempre più veloci, essendo sempre più veloce la difficoltà è quella di e rispondere a questi cambiamenti e di fare la massa critica per essere in grado di rispondere, oppure anche per dividere i costi dei cambiamenti sempre più veloci. Ecco che quindi il network è fondamentale sia per aggredire questi cambiamenti insieme, sia poi per dividere i costi di quelli che sono anche eventuali rischi che bisogna appunto prendere. Ma appunto vorrei anche sottolineare l'importanza su quello che è il concetto appunto di open, perché appunto potrà sembrare banale, ma in realtà il concetto di open su cui noi andiamo a riflettere oggi innova completamente, ribalta completamente quello che è il paradigma dell'economia classica. Perché appunto
appunto l'idea dell'open source ribalta quell'idea secondo la quale, che poi in realtà ha dato fortuna all'Occidente nella sua storia, ma l'idea secondo la quale l'individuo, soltanto l'individuo, può appunto creare una ricchezza e avere su di sé sia i costi sia i benefici di questa produzione di ricchezza. Appunto, l'homo economicus, la visione di homo economicus, è una visione in cui conta soltanto l'utile e l'utile connesso all'individuo. Invece l'open source mostra un ribaltamento, cioè mostra che si possono avere successi altrettanto migliori e anzi forse di qualità addirittura migliore, mettendo in condivisione appunto l'idea, lasciando appunto libero spazio a quella che è l'intraprendenza appunto degli individui, e senza appunto incentivi diretti, ma appunto lasciando che la relazione in sé riesca ad essere produttiva di valore. Quindi appunto sono molto contento di essere qui, io appunto vi seguirò volentieri, e ovviamente, come diceva Pezzetta, è da fare ancora molto, e appunto io mi metto a disposizione di tutti coloro che appunto hanno delle proposte, hanno delle idee, la porta è aperta, venite pure a trovarmi, e appunto l'amministrazione è quindi disponibile. C'è ancora tanto da fare, però appunto insieme potremmo farcela. Grazie.